Oggi in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo coprispalle e giacchetta che io ho deciso di chiamare Angel. Voglio farvi vedere il filato, l'ho già utilizzato perché questo filato è un 80% viscosa di bambù e 20% lana, però avendo fatto questo punto molto forato, come coprispalle va benissimo per essere indossato in quest'estate. Per poterlo realizzare io ho utilizzato appunto, come vi dicevo, questo filato della DMC, ne ho utilizzati 200 grammi del colore numero 82, però ce ne sono anche altri di colori che trovate tutti sul sito. Ve ne faccio vedere altri due che penso siano perfetti per essere usati per realizzare un coprispalle da indossare su molti outfit, ossia questo beige o anche questo grigio più chiaro. Il mio è più un grigio scuro, quasi un grigio laminato, se così vogliamo dire, mentre questo è un grigio molto più tenue, quindi che va benissimo con altri tipi di colori, come può essere il colore oro o il colore un forte come il giallo per spezzare un po'. Però nel sito trovate anche altri colori a disposizione come un blu e due tipi di rosa. Come vi dicevo, per realizzarla io ho utilizzato 200 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del numero 4. Per una taglia M vi consiglio 300 grammi, per una taglia L vi consiglio 400 grammi. Naturalmente, se volete farla anche più chiusa, andate ad aumentare di 50 grammi. Anche se siete una taglia S, quindi la volete più chiusa, dovete prendere un gomitolo in più perché ogni gomitolo è da 50 grammi. Quindi taglia M e taglia L, andate ad aggiungere a quello che vi ho già detto 50 grammi in più se la volete fare più chiusa. Se invece volete farla sia più chiusa che anche più lunga, quindi trasformandola veramente in una giacca, quindi non in un coprispalle, allora in quel caso vi consiglio di prendere 200 grammi in più. Stessa cosa, se invece volete farla come me, ma con le maniche più lunghe, allora vi consiglio di prendere tra i 50 e i 100 grammi in più. Quindi basatevi un po' su questa cosa di aumentare di 50 grammi soltanto se la volete più chiusa rispetto naturalmente ai 100 grammi in più che dovete già mettere per ogni taglia, e calcolate altri 100 grammi in più se la volete più lunga o altri 50 grammi in più se volete fare le maniche più lunghe, lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4. Per quanto riguarda la si parte dal basso e si va a realizzare questo punto un po' a rete, se così vogliamo definirlo, che sono due giri che vanno sempre ripetuti. Io ho lavorato fino ad arrivare allo scalfo, ho poi diviso la parte dietro dalle due parti avanti, lavorando sempre lo stesso motivo in giri di andata e ritorno, e una volta fatto ciò e cucito le spalle, sono andata a realizzare le maniche, che come potete vedere ha fatto questo bordino molto particolare. Ho deciso di non farlo anche sotto la giacca perché comunque già il punto crea questo effetto onde, quindi non ho voluto rifare un bordino sotto, e anche perché lateralmente vedete c'è già una sorta di bordino, quindi ho preferito lasciare la giacca così com'è e la tengo ferma all'altezza del collo con questa spilla, ma voi se lo fate più chiuso potete mettere anche un bottone o anche voi una spilla. Io preferisco una spilla perché la trovo più luminosa e anche più facile da mettere e togliere rispetto a un bottone che non so perché ogni tanto a me il bottone si incastra sempre nel filato, però va bene, ognuno la propria scelta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spruzzare, dove vi dico che presto in questo gruppo metterò delle offerte su dei filati invernali. Questo perché mi stanno iniziando ad arrivare i filati invernali della prossima stagione e ho bisogno di fare un po' di spazio, quindi metteremo dei filati in offerta e li sponsorizzerò prima di tutto sul gruppo La Libertà di Uncinettare e Spruzzare. Vi ricordo inoltre che potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e che nel sito, oltre ai filati, trovate anche il PDF dove vi spiego passo per passo come realizzare le creazioni per chi non piace seguire il tutorial preferisce avere i giri scritti. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle io ho deciso di andare a utilizzare il filato della DMC linea Angel, che è un misto di bambù e lana. È un filato che comunque ha la lana ma non è troppo pesante, soprattutto perché andremo a fare un punto molto forato. Questo perché il coprispalle comunque voglio indossarlo di sera quando c'è molta umidità e quindi mi va bene che il punto sia forato ma che comunque abbia al suo interno non il cotone ma la lana. Però ripetiamo, è un filato molto morbido, non troppo pesante, quindi è perfetto appunto
appunto per fare queste creazioni estive da indossare nelle serate più fresche. Allora, lavorerò con l'uncinetto il numero 4, vi dico già che nella mia giacchetta io andrò a montare un totale di 151 catenelle. La lavorazione che si andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui poi vanno aggiunte 7 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Io ho calcolato diciamo non tutta la circonferenza seno, perché non voglio stringere, non voglio che la giacchetta e il coprispalle si chiuda, ma che mi arrivi proprio poco dopo le spalle, quindi molto larga, che al massimo la posso chiudere mettendo una spilla larga o magari dopo facendo un bordino, non lo so, però non voglio di quelle strette. Sapete che a me queste genere di giacchette, soprattutto estive, mi piacciono che davanti non si abbottonino. Quindi io ho montato 151 catenelle. Ora, per una taglia M o L, se volete farla uguale a me, dovete andare a aumentare di due motivi, anzi no, facciamo 4 motivi per una taglia M, e per una taglia L invece 8 motivi in più rispetto a me. Questa, se volete la giacca che non si chiude, resta come la mia, però invece se la volete più chiusa, anche se siete una taglia S, andate a montare almeno 2, 4 o 6 motivi in più. Naturalmente 2 una taglia S, 4 una taglia M, 6 una taglia L. Quindi in questo caso misurate, se la volete chiudere, misuratevi la circonferenza non dei fianchi ma del seno, perché è un coprispalle, quindi ci arriverà ad altezza poco sotto il seno, diciamo quasi metà vita, quindi non ai fianchi. Quindi andate a misurare la circonferenza del seno per capire quante catenelle andare a mettere per arrivare alla circonferenza che desiderate, tenendo presente sempre che il motivo che andiamo a fare si realizza con un multiplo di 8, a cui vanno aggiunte 7 catenelle, e vi ricordo che io ho montato 151 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare, ci alziamo con, quindi iniziamo a fare il nostro giro basandosi io sul campione. Mi alzo con una catenella, entro nella prima catenella della striscia di catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e 3 catenelle di separazione, scusate, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2 e 3. Chiudo insieme le 3 maglie alte. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo le mie 3 maglie alte non chiuse. 1, 2 e 3. Le chiudo insieme, e quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado subito dopo le 3 maglie alte chiuse insieme, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto la maglia bassa, vado direttamente vicino al gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa.
catenella di separazione, si ricomincia da capo. Vado subito dopo l'archetto di le tre maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, salto tutto, vado prima del gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, supero il gruppo e vado di nuovo a fare una maglia bassa, 5 catenelle e di nuovo vado prima del gruppo di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, vado e vado subito dopo il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta. Ebbene, questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Adesso vi faccio rivedere come fare il primo, dato che abbiamo una base diversa. E quindi andiamo a fare: o vi alzate con una catenella o andate direttamente come me a fare una maglia bassa sopra la maglia alta. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Allora, questi sono, come vi ho detto, i due giri che andremo sempre a ripetere. Non ne faremo tantissimi di motivi, perché comunque deve essere corta la nostra giacchetta coprespalle, quindi io dirò quante volte ho fatto i motivi e poi come dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Allora, ho terminato di lavorare l'altezza della mia coprespalle o giacchetta e vi dico che ho ripetuto i due giri per 14 volte. Vi ricordo che deve arrivarmi sotto al seno, quindi non deve essere lunghissimo, quindi per me va benissimo questa lunghezza. Per mettere i marcatori io sono andata a mettere 5 delle mie strisce di gruppi di 3 maglie alte sul davanti e dove ho l'archetto di 5 catenelle ho messo il marcatore, quindi vedete 1 2 3 4 5 marcatore, stessa cosa da quest'altra parte 1 2 3 4 e 5 e nell'archetto subito dopo ho messo il marcatore, quindi tutte le altre 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 dei miei strisce sono dietro. A questo punto mi raccomando, per una taglia M o di una taglia L dovete andare a mettere più strisce sul davanti. Io vi consiglio almeno 6-7 per una taglia M, 8-9 per una taglia L, sia da questa parte da questa parte, quindi il resto dietro. Quindi con tutte le catenelle in più che avete messo rispetto a me, in base comunque alla larghezza del vostro seno e non alla larghezza dei fianchi, se la volete fare corta, andate a dividere i vostri strisce di gruppi di maglie alte. A questo punto quindi si ricomincia a lavorare normalmente il nostro primo giro, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta, le nostre 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, facciamo le 3 catenelle, entriamo nell'archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle e continuiamo a lavorare normalmente la nostra il nostro primo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo. Allora, come vedete, sono arrivata dove ho il mio marcatore, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, entro nell'archetto di 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa, mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, quindi 6 catenelle che sono 4 per la mia maglia alta doppia, 2 per le catenelle di separazione. Vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, supero le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, entro nell'archetto di 3 catenelle successive vicino al mio gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassa, catenella di separazione, supero il gruppo, di nuovo una maglia bassa,
5 catenelle e continuo così, quindi a lavorare normalmente il mio primo giro, il mio secondo giro. Quindi lavorerò sempre il primo e il secondo giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi delle spalle. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto questi due giri. Andremo a fare la stessa cosa anche sull'altro pezzo del davanti e la stessa cosa anche sul dietro. Quando lavoreremo sul dietro arriveremo sempre nello stesso archetto a fare la maglia bassa. E continuiamo così, vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro e come poi sono andata a cucire le spalle. Allora, ho ripetuto i due giri per 8 volte, sia nelle due parti avanti che nella parte dietro. Come ultimo giro, cioè dopo aver fatto il giro, sono andata a fare un giro di maglie basse, sia avanti che nelle due parti avanti che nella parte dietro. E per andarle a fare ho fatto in questa maniera: una maglia bassa dove ho la maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, 4 maglie basse nell'archetto di 5 catenelle. Quindi realizzato un ultimo giro di maglie basse sia avanti che indietro. E poi sono andata a cucire le spalle e ho cucito per circa 7 cm partendo dall'esterno verso l'interno. Adesso possiamo andare a fare le nostre maniche. Per realizzare la manica lavoreremo sempre con lo stesso uncinetto, quindi con quello del 4, e inizieremo da sotto. Vedete, io qui ho l'archetto di 5 catenelle dove ho fatto le maglie basse, quella del davanti e quella della parte dietro. Quindi con il filo mi aggancio e vado a lavorare sempre lo stesso giro, però adesso adesso li lavoreremo in tondo. Quindi mi aggancio e vado a fare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. Chiudo insieme, 3 catenelle, vado, salto la prima maglia alta orizzontale, vado alla seconda e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo salto una maglia orizzontale, vado nella successiva e vado a fare di nuovo le mie 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. E di nuovo 3 catenelle, salto una maglia alta orizzontale, vado alla successiva e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto una maglia alta orizzontale, vado alla successiva e di nuovo vado a fare 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, e continuo così per tutto il giro. Vi dirò alla fine quanti gruppi di 3 maglie alte ho. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi stringe, allora o passate a lavorare con un 104,5 o fate alcuni gruppi un po' più vicini, nel senso che invece di saltare una maglia alta non la saltate, andate direttamente qui a fare la maglia bassa e qui le 3 maglie alte chiuse insieme e poi di nuovo una maglia bassa vicino e poi vi allontanate in modo tale da non stringere la lavorazione e allargarla. Io così non la sto stringendo, però se voi avete bisogno di allargarla un pochettino o andate a utilizzare, come ho detto, un uncinetto più grande, quindi quello del 4,5, oppure fate così. Non in tutte i gruppi di 3 maglie alte, ma tipo alternate 2 sì, 1 no, o 1 sì e 2 no, come preferite, come vi deve venire bene lo scalfo. Allora, sto per terminare il giro, ho fatto in totale 9 gruppi di 3 maglie alte e adesso vi faccio vedere come terminare il giro. Io solitamente avrei fatto le 3 catenelle, maglia bassissima, poi sarei tornata con un punto indietro per fare la maglia bassa. Invece mi avete detto che non vi trovate tantissimo con questo metodo di chiusura quando non vogliamo andare a fare quella cucitura obliqua che si vede quando finiamo il giro, quindi andiamo a fare catenella. Ho fatto l'ultima maglia bassa, andiamo a fare una catenella, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia alta. Scusate, non riesco a entrare. Ok, e adesso entriamo direttamente e andiamo a fare una maglia bassa, catenella di separazione, andiamo dopo le 3 maglie alte chiuse insieme, maglia bassa, e andiamo normalmente a lavorare il nostro giro. Quindi 5 catenelle, andiamo prima del gruppo di 3 maglie alte, andiamo a fare una maglia bassa, catenella di separazione, andiamo subito dopo il gruppo di nuovo maglia bassa, 5 catenelle, e di nuovo prima del gruppo andiamo a fare una maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa subito dopo, 5 catenelle, e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi di nuovo il primo giro.
Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le ultime 5 maglie alte, 5 catenelle, entro nella maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Rinizio il primo giro, quindi con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di una catenella e di nuovo a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 3 catenelle, andiamo nell'archetto di 5 e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi questi sono i due giri che andremo a fare. Io voglio fare delle maniche a 3/4, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri e poi andremo a fare un bordino particolare per terminare la nostra manica. Allora, ho ripetuto il motivo per 12 volte, però la 12ª volta ho fatto soltanto il primo giro, perché adesso il secondo giro lo andremo a modificare leggermente per poter fare poi il bordino. Quindi ripeto, io ho fatto 11 volte per intero il motivo e ho ripetuto il primo giro del motivo e adesso vi faccio vedere come andare a fare il secondo. E no, andiamo a farlo sempre come abbiamo fatto, solo che andiamo a diminuire le catenelle di separazione. Quindi io entro dentro, ho chiuso il giro e faccio maglia bassa, catenella di separazione, supero il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare la mia maglia bassa. Invece di 5 catenelle ne vado a fare 3, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Una maglia bassa, catenella di separazione, supero il bordo, le 3 maglie alte chiuse insieme e di nuovo vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle e continuo così, quindi per tutto il giro. Quindi sto facendo sempre la stessa cosa, però invece di 5 catenelle ne sto andando a fare 3. Questo per stringere un po' la parte finale della mia manica e poi per poter fare il giro successivo, che è il nostro giro del bordo. Quindi continuo così fino ad arrivare alla fine, vi farò vedere poi come terminare il giro e come fare il nostro giro di bordo. Allora, sto terminando quindi il giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Giro di bordo, vado con una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella e a questo punto vado a fare sempre 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e faccio altre 2 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme le 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudo insieme, vado nell'archetto di una catenella e ricomincio da capo, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 2 che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro l'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudo insieme, le maglie alte, vado nell'archetto di 3 catenelle e faccio una maglia bassa e di nuovo 2 catenelle, prendo il filo e vado a fare 2 maglie alte non chiuse entrando sempre nell'archetto, le chiudo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme e continuo così per tutto il giro. Una volta terminato il giro andrò a fare la seconda manica. Quindi vedete, avremo questo bordino un po' ondulato, molto carino e particolare, che diciamo contrasta con la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso, ma ci sta benissimo. Quindi continuo a fare questo bordino. Una volta terminato andrò a fare la seconda manica e poi deciderò se fare il bordino anche intorno a tutta l'apertura della mia del mio coprispalle o giacchetta. Naturalmente, per terminare il giro abbiamo fatto la maglia bassissima e chiudiamo con una maglia bassissima in questa maniera. Possiamo quindi spezzare il filo e andare a fare la seconda manica. Allora, ho terminato di fare entrambe le maniche e ho deciso di non fare alcun tipo di bordino, questo perché, come potete vedere sotto, già si è creata quest'onda dovuta al primo giro e quindi mi piace questo effetto onda, e anche qua, come vedete, la lavorazione è molto dritta, quindi non ho bisogno di fare alcun tipo di bordino. E qui abbiamo la striscia di maglie alte e maglie basse che abbiamo fatto per poter cucire le spalle, quindi ho deciso di lasciare la giacchetta così com'è, la chiuderò se voglio sul davanti con una bella spilla, una di quelle larghe, perché come sapete non l'ho fatta stretta questa, cioè molto chiusa, anzi è molto larga questa giacchetta. Quindi il nostro coprispalle o giacchetta è terminato.